L'ILVA attende i dati ufficiali, e cioè la decisione del GIP Todisco, prima di pronunciarsi e prendere posizioni. Dopo i nodi custodi e procura al piano di risanamento da 400 milioni di euro, cresce l'attesa per il pronunciamento del giudice per le indagini preliminari circa la richiesta di produzione al minimo avanzata dal siderurgico e quella di revoca degli arresti domiciliari dei Riva e dell'ex direttore dello stabilimento Capogrosso. Intanto l'ILVA per ora non può far altro che attenersi al piano delle fermate predisposto dagli ingegneri custodi, che blocca l'attività in primo luogo dell'alto forno 1 delle batterie 4 e 5 per effettuare gli interventi di risanamento. Gli operai in questi giorni si riuniscono in assemblea nello stabilimento e quelli di Semat e del Sider, ditte dell'indotto, sono da oggi in sciopero con assemblea permanente nel cantiere. Intanto il comitato Donne per Taranto sta raccogliendo firme per una petizione da presentare alla presidente Napolitano e ai ministri Clini e Balduzzi affinché i dati dell'Istituto Superiore della Sanità circa la mortalità a causa dell'inquinamento siano considerati nella discussione della nuova AIA per l'ILVA a cui sta lavorando l'apposita commissione. Il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato dalla Confcommercio di Taranto annullando l'efficacia delle delibere 33 e 34 del Comune di Taranto del 27 aprile del 2011 circa l'aumento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la modifica del regolamento comunale per l'applicazione della tassa. Soddisfatta l'Associazione dei Commercianti che riteneva ingiustificati gli aumenti della TARSU. Gli agenti della squadra volante hanno arrestato il 22enne Cristian Giannavola, ritenuto colpevole di rapina, resistenza e lesione a pubblico ufficiale. Sono stati ritrovati in possesso del giovane, custoditi in una busta di plastica, tre telefoni cellulari, un lettore MP3 e una buona quantità di moneta spicciola. Poco prima della rapina compiuta in via di Palma, il giovane, dopo aver estratto una siringa, si era fatto consegnare da un uomo in piazza Garibaldi un telefono cellulare e due banconote da 5 euro. Tempi duri da metà ottobre per gli automobilisti indisciplinati che sono soliti percorrere le corsie riservate ai mezzi pubblici e a quelli di soccorso. 6 telecamere saranno posizionate su alcune strade a grande scorrimento della città selezionate dalla Polizia Municipale. Una all'esterno del Molo Sant'Eligio, una dinanzi la Capitaneria di Porto, 2 in via Garibaldi, di cui una alla discesa Vasto, altre 2 in corso Umberto, rispettivamente all'incrocio con via Mignogna nei pressi del museo. Il sistema di videosorveglianza ad opera dell'azienda lombarda Project Automation costerà al comune 177.000 euro, mentre l'infrazione sarà punita con una multa di 82 euro.